Salve a tutti, colleghi e amici, io sono Micaela Barbuzzi, insegnante di sostegno per la scuola primaria, formatrice di Scuola Oltre. Con questo breve tutorial di oggi vi guiderò alla scoperta della piattaforma Sofia, dove si possono acquistare corsi di formazione accreditati dal MIUR e dove potrete trovare anche i corsi promossi da Scuola Oltre. Andiamo direttamente a vedere come si fa. Dunque, come vedete alle mie spalle, siamo già nella pagina introduttiva della piattaforma Sofia. Come raggiungerla? Molto semplicemente, nella barra di indirizzo di qualunque browser web voi usiate, basta scrivere www.istruzione.it/pdgf/index.html. Nel momento in cui scrivete, premete di conseguenza il tasto invio della vostra tastiera, avrete subito questa prima schermata. Molto intuitivamente basta fare clic su Accedi. A questo punto, come voi vedete, se avete già le credenziali istruzione, diciamo, basta inserirle e fare clic su Entra. Se non vi siete mai registrati nella piattaforma Sofia, bisogna fare clic qui sotto su Registrati. Facciamo clic, così vi mostro qualche breve passaggio. Si inizia con l'inserire il codice fiscale. Ovviamente si dichiara di non essere un robot e si passa al secondo step, così al terzo e al quarto. Alla fine di questa procedura avrete la credenziale adeguata per entrare in piattaforma Sofia ed iscrivervi ai corsi di vostro gradimento. Torno indietro. Non faccio questa procedura perché ovviamente ho già le credenziali. Altra modalità per poter accedere è anche attraverso le credenziali SPID. Attraverso SPID basta fare clic da questo tasto molto semplicemente. A questo punto andate a scegliere poi quello che è il vostro operatore col quale avete abilitato l'identità digitale. Io ce l'ho ad esempio su Poste ID, per cui farei clic su Poste ID. E avvierei, come qui vedete, o inquadrando il codice QR tramite la mia app del cellulare, oppure tramite le credenziali, fare clic su Entra con Speed e vi ritroverete all'interno della piattaforma Sofia. Facciamo però la procedura tradizionale con le credenziali di istruzione. Quindi sono tornata indietro. Quindi qui sono scritte le mie credenziali. Ci dà la possibilità anche di avviare la procedura di recupero password nel caso in cui non ce la ricordassimo e basta fare clic su Entra. Attendiamo. Ecco qua. A questo punto siete già dentro la piattaforma Sofia. Andiamo a vedere che cosa c'è nel menu. È il mio profilo, vedete il ruolo all'interno della mia istituzione, il mio nome e cognome. La possibilità di cambiare profilo, il logout e qui di seguito abbiamo il catalogo delle iniziative, le mie iniziative formative dove vengono praticamente riassunte tutte le tutti i corsi di formazione che ho eseguito in precedenza su piattaforma Sofia, il profilo professionale dove vengono descritti la scuola, l'indirizzo di dove lavoro e le iniziative formative extra dove io posso aggiungere all'interno della piattaforma Sofia della formazione che ho eseguito non sulla piattaforma Sofia, ma che voglio dichiarare al Ministero che io ho partecipato a a quei corsi di formazione. Quindi intendiamo la piattaforma Sofia come un po' un nostro portfolio, un po' una memo, come dire, per cui possiamo mettere all'interno di questa piattaforma tutta la formazione che noi abbiamo fatto durante la nostra carriera professionale. Andiamo a vedere, come vedete qui è azzurro su catalogo, per cui se io scorro, dopo avermi dato il benvenuto, mi dà la possibilità di cercare l'iniziativa direttamente nel catalogo, digitando anche una parola chiave. Potrei fare una ricerca avanzata e una ricerca tramite gli enti convenzionati con il MIUR o le scuole convenzionate. Ok? Andiamo a vedere di seguito che cosa ci propone la piattaforma. Abbiamo una sezione di ambiti specifici qui, dove appunto potete vedere voi, insomma, che ci sono veramente tantissime iniziative se scorriamo in basso. Ok? Se io mi posiziono ad esempio qui alternanza scuola-lavoro,
mi fa vedere che ho 48 corsi di formazione su questo tema, ok? Che io potrei scegliere, e così per tutti gli altri. Dopodiché potrei fare invece anche una ricerca negli ambiti trasversali, quindi basta fare clic su quest'altro menu che diventa rosso, così anche, vedete, sono rosse anche le caselle, stessa modalità. Come vedete, i corsi sono veramente tantissimi. Didattica e metodologia ne ho 1735. Se faccio clic qui, ad esempio, avrò tutto un elenco di pagine che posso sfogliare rispetto al corso e me lo vado a cercare, insomma, nella ricerca libera che dicevamo prima. Dunque, se io sto cercando, ad esempio, un corso di formazione, ecco che si è aperta la connessione un pochino lenta, si è aperta, ecco, la didattica e metodologie, ecco tutti i corsi, vedete, metodologia e pratica, corso base, 46 ore, eccetera, eccetera. Vi stavo però dicendo che se io ho già in mente che voglio frequentare un corso di formazione, ad esempio sull'autismo, ma non ho ben chiare le idee, non ho visto online qualcosa che mi interessa particolarmente, allora basta cliccare qui nella ricerca libera la parola autismo, fare clic sulla lente di ingrandimento, premere invio dalla tastiera e Sofia mi seleziona automaticamente tutti i corsi sull'autismo che hanno quel tema dell'autismo. Poi sarà a voi spulciarli, ok? Sono molti e come vedete qui queste palline che vedete sotto sono l'equivalente delle pagine che vengono scorse. Noi siamo nella prima, qui andremo nella seconda, terza, eccetera, eccetera. Benissimo, ma come facciamo a ricercare invece un corso di formazione di Scuola Oltre? Questo è molto importante. Allora, per quanto riguarda Scuola Oltre, dovete ricercare non Scuola Oltre nella ricerca di enti e scuole, ma dobbiamo ricercare la Fondazione Rica Miotti, che è la fondazione alla quale Scuola Oltre è appoggiata ed è la fondazione che è convenzionata con il MIUR, per cui se noi cerchiamo Scuola Oltre non ci produrrà nessun risultato, ma vi mostro che se io faccio clic su ricerca enti e scuole, un attimino attendiamo, ecco, soggetti erogatori di formazione, scuole statali. La Fondazione Rica Miotti, come dicevo, non è una scuola statale, ma è un soggetto erogatore di formazione. Quindi nella ricerca libera vado direttamente a digitare Fondazione Enrica Amiotti. Come vedete, non ho neanche finito di scrivere, che già me la ecco, c'è solo lei. E cosa vediamo qui in basso? Vediamo il logo, il nome ovviamente, e vediamo i corsi di formazione che la Fondazione Enrica Miotti mette a disposizione nella piattaforma Sofia. In questo momento ne abbiamo a disposizione 3. Facciamo clic proprio sul numerino 3 per espandere il menu e vedere quali sono i corsi di Scuola Oltre, ok? E troviamo appunto Teaching English is Fun, iniziativa formativa con ID del corso, ok? Insegnare e apprendere con ironia, la didattica del sorriso, diritti e doveri, un percorso per una cittadinanza attiva. A questo punto, se io volessi iscrivermi ad esempio all'iniziativa formativa Teaching English is Fun, è molto semplice perché basterà fare clic, vedete, io vado su con il mouse e mi fa subito vedere che è cliccabile, per cui faccio clic proprio sul nome e mi si espande tutta la descrizione del corso. Qui ci spiega proprio che cosa si intende fare in questo corso. Poi ci sono gli obiettivi. Qui al lato, volendo, possiamo andare a visitare direttamente il sito della Fondazione Enrica Miotti, gli ambiti formativi, i destinatari. Qui sotto ritroviamo l'ID e le iscrizioni aperte dal 17 giugno al 25 luglio. E poi anche la data, lo svolgimento del corso, quando. Se io estendo il menu, mi dà ulteriori informazioni molto importanti, perché ad esempio la modalità di erogazione. Posso scegliere se voglio frequentare un corso in frequenza o meno. Per cui, se io espando proprio questo menu,
Capisco subito se un corso è online o in presenza. Questo nello specifico è un webinar per cui lo svolgimento è online, ok? Si troveranno poi, vedete, materiali e tecnologie direttamente utilizzate sul web, i contatti di riferimento, Davide Stecca, Chiara, eccetera, eccetera. Di qua invece, qui sulla nostra destra, in questo menu che finiamo di vedere insieme, oltre ai destinatari, i metodi di verifica, la durata, molto importante, le 20 ore, la frequenza necessaria per ottenere il certificato, l'attestato di partecipazione è di 17 ore, per cui vengono previste 3 ore di assenza e il costo, molto importante, di 79 euro. Qui, altra notizia molto importante, è che posso acquistare, come vedete qui, questo corso con la carta del docente. Bene, come si fa? Andiamo a vedere. A questo punto ho scelto il mio corso, mi sono guardata bene chi è, il formatore, se ho il costo, mi sta bene tutto, che cosa faccio? Vado a fare clic su iscriviti ora. Bene. Devo mettere un check, come vedete, in queste caselle, che come vedete è consapevole delle responsabilità penali, eccetera, eccetera. Perderete 2 minuti a leggerlo, scorrete in basso e finalmente qui trovo, vedete, il voucher carta. Il voucher carta è il voucher che viene prodotto dal sito Carta del Docente, per cui io devo fare anche questa procedura per pagarmi questo corso con la carta del docente, ok? Quindi direttamente qui è cliccabile, vedete se io mi pongo con il mouse sopra, mi si aprirà una nuova finestra, mi dice proprio vai al portale Carta del Docente, non posso sbagliare, per cui faccio clic qui e ecco che sono nella pagina della Carta del Docente. A questo punto ecco, quindi ho l'identità SPID, ovviamente, per acquistare con carta del docente, per cui faccio clic con Entra con SPID. Stessa procedura, vado a scegliermi l'ente con il quale mi sono convenzionata per la mia identità digitale, Poste ID. Posso, come dicevo, inquadrare il codice QR, come vedete qui dice che non è più valido, ma basta richiederne uno nuovo. Oppure, essendoci già le credenziali inserite, basta fare clic con Entra con SPID. Ecco, qui che cosa vi chiede? Prosegui per ricevere la notifica sull'app. Se avete scaricato l'app Poste ID o rispetto all'ente vostro, insomma, con quale avete richiesto identità digitale. Oppure accedere tramite un codice SMS che vi arriverà sul vostro cellulare. Io ho la app nel mio cellulare, per cui vi faccio vedere che cosa succede. Quindi faccio clic su Prosegui, mi arriverà una notifica sul cellulare. Eccola qua. Un secondo. Ecco, sto avviando la procedura da cellulare, sto autorizzando. Ecco qua, prosegui, sto autorizzando questa operazione. Un attimino. Benissimo, come vedete già nel computer, nel mio cellulare, sta scrivendo autorizzazione concessa e posso chiudere l'app. Di qua avete visto che è cambiata la schermata, quindi basta fare acconsento. Attendo. Questa è la procedura, vi ricordo, per generare il buono. Ok? Se l'avete già fatto vi risulterà molto semplice, altrimenti, insomma, seguite questi semplici passaggi. Allora, qui basta fare clic su Crea buono. Come vedete, io non ho veramente nulla. Dove lo stiamo comprando? Lo stiamo comprando fisicamente? È una cosa proprio sono, che ne so, proprio. Sto andando ad un corso di formazione, sto pagando proprio lì in presenza oppure online? È online, per cui faccio clic su online, vado a scegliermi l'ambito formativo, come vedete ce ne sono tanti, ma io devo pagare per la formazione aggiornamento, per cui faccio clic su formazione aggiornamento. Vado a scegliere un bene o il servizio e per quanto riguarda i corsi di formazione accreditati dal MIUR,
C'è scritto corsi aggiornamento enti accreditati qualificati ai sensi della direttiva 170/2016, per cui farò clic qui, andrò ad inserire il costo del buono, che saranno, come abbiamo visto prima, erano 79 euro, ok, e poi farò clic su crea buono. Io non concludo la procedura per il semplice motivo che non ce le ho 79 euro, ok, non sto a generare il buono, ma vi viene proprio fuori poi un'altra schermata successiva con un codice, ok? Quel codice va copiato, quindi una volta copiato, che cosa si fa? Si torna facendo clic sulla finestra che rimane aperta di iscrizione al corso e faccio incolla proprio qui dove c'è scritto voucher carta, incolla. Io non ho copiato, quindi vi ho solo mostrato che col tasto destro del mouse mi viene fuori incolla e incollo. Dopodiché faccio clic su prosegui. Come vedete, nonostante io non abbia aggiunto il voucher, eccetera, eccetera, comunque mi fa iscrivere al corso, ok? Il pagamento è fondamentale, anche ai fini di avere l'attestato. Okay, quindi se io non pago con la carta del docente, pagherò in un secondo momento o con la carta di credito, okay, o con un bonifico bancario. Vi chiederà gli step necessari, ma è una procedura veramente semplice. Come vedete, qua mi dà le informazioni sull'iscrizione che sono stata registrata con successo, per cui posso chiudere. Benissimo, a questo punto cosa faccio? Qui non ho più nulla da controllare, torno alla home facendo clic sulle tre barrette, qua torno alla home e vado a fare clic sulle mie iniziative formative, così vi faccio vedere dove va a finire il vostro corso. Eccolo qua, è già presente tra le mie iniziative formative, ok? Benissimo. Nel caso in cui aveste sbagliato un'iscrizione, eccetera, eccetera, basta fare clic su cancella iscrizione. Una volta fatto clic su cancella iscrizione, nella vostra pagina delle mie iniziative formative, quel corso non ci sarà più. Uno può anche sbagliarsi. C'è un'altra modalità semplice, adesso torno alla pagina del catalogo, molto semplice, per come iscriversi sempre ai corsi di formazione Sofia. Se non riesco a trovare il corso fatto apposta per me nella piattaforma, ma sto cercando un corso di scuola oltre, magari lo cerco tramite la Fondazione Enrica Miotti, ma posso trovarlo anche molto semplicemente nel sito di Scuola Oltre. Per cui io vado apro un'altra pagina web, digito qui in alto nella barra di indirizzo scuolaoltre.it, estendo il menu di formazione, webinar e faccio clic. A questo punto, che ho fatto clic su Webinar, scorro in basso e mi dice che i corsi sono accreditati dal MIUR, vedete, pagabile con la carta del docente, ok? E mi dice, ecco ad esempio, che posso iscrivermi a questo corso, ok? Teaching English is Fun, quello che avevamo appena proceduto a fare adesso, lo estendo, ok? Una volta che l'ho esteso, come vedete, appena qui, appena subito sotto, mi dice proprio ID Sofia, ok? Per cui io, tenendo premuto il tasto sinistro, seleziono, tasto destro, copio, ok? Torno indietro sul sito di Sofia, scorro un pochino in basso, nel campo della ricerca libera, tasto destro, incolla, vedete si è incollato il codice e me lo cerco. Se scorro in basso, ecco che vado direttamente al corso proprio di mio interesse. Ok?
Quindi questa è una procedura molto più semplice, snella, quindi cercate pure nel sito di Scuola Oltre quando cercate i nostri corsi. C'è una cosa veramente molto molto importante che bisogna tenere bene in mente. Una volta che avete generato il buono della carta del docente, quello stesso voucher, dovrete inviarlo per mezzo email all'indirizzo info@scuolaoltre.it, in modo tale che arriverà direttamente a noi una testimonianza del vostro pagamento. Nel caso in cui voi facciate questo pagamento, scusate, non con carta del docente, ma con un bonifico o con qualunque altro mezzo, la piattaforma messa a disposizione per il pagamento, lo stesso, la ricevuta del pagamento di iscrizione al corso va inviata per email allo stesso identico indirizzo, info@scuolaoltre.it. Ecco, io credo che con questo di aver esaurito tutti i punti, non mi resta altro che augurare buona formazione a tutti voi. Alla prossima!